Ciao a tutti, bentornati a Venerdì da Ragazzi. Il libro che vi voglio presentare oggi è questo. Si intitola The Hate You Give, Il coraggio della verità, ed è stato scritto da Angie Thomas, Edizioni Giunti. È un libro Young Adults, ossia per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. Ed è un libro bellissimo, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. È uno dei più bei libri che siano stati scritti per young adults, per giovani adulti. Pensate che è stato inserito nei primi posti di una lista di bestsellers da parte del New York Times. È un libro significativo, un libro da leggere, che può significare veramente tanto per tante persone. La protagonista è Star, una ragazza afroamericana e di 16 anni che vive in bilico tra due mondi. Il primo mondo è quello in cui vive, il quartiere in cui vive insieme alla sua famiglia e insieme alle altre persone di colore. È un quartiere dove imperversano le gang che sono spesso in lotta tra di loro, un quartiere che ha anche un alto tasso di criminalità e di spaccio di droga. Una delle gang più famose si chiama King Lords e anche il padre di Star ne faceva parte, questo però quando era giovane, infatti venne anche arrestato e rimase in prigione per 3 anni. Quando però nasce Star, lui decide anche di cambiare vita e di abbandonare completamente la criminalità. E così apre un negozio di alimentari e lì inizia appunto a lavorare. Insieme a sua moglie Lisa, che è un'infermiera, si prendono così cura dei loro 3 figli, di Star e di altri 2 bambini. Con la speranza che i figli non entrino a far parte di brutti giri di delinquenza, criminalità o di droga, decidono di iscriverli a un altro istituto, un istituto privato frequentato da ragazzi bianchi che sta in un altro quartiere a un'ora circa di macchina. E Star, quando è con le sue compagne di classe, che poi sono anche le sue migliori amiche, o con il suo ragazzo Chris, che è un ragazzo bianco, è come se volesse un po' nascondere quella che è la sua vita, la sua famiglia, come se volesse un po' rinnegare le sue origini. Questo è infatti il secondo mondo di Star. Quando invece frequenta gli amici del suo quartiere o partecipa alle feste che loro organizzano, si sente fuori posto, fuori luogo e corre un po' il rischio di essere etichettata un po' come una ragazza snob. È però durante una di queste feste che Star incontra dopo tantissimo tempo un suo vecchio amico di infanzia che si chiama Khalil. Khalil si propone di riaccompagnarla a casa e così succede. Finita la festa, Khalil e Star salgono in macchina e iniziano il loro tragitto per rientrare a casa. Durante il tragitto, però, vengono fermati dalla polizia. E qui accade un fatto grave che cambierà per sempre la vita di Star. Quando avevo 12 anni, i miei genitori mi fecero due discorsetti. Uno era il solito, sulle api e sui fiori, tranne che io non ricevetti la versione classica. Mia madre, Lisa, è infermiera professionale e così mi spiegò cosa andava dove e cosa non sarebbe dovuto andare da nessuna parte finché non fossi stata abbastanza grande. A quei tempi, peraltro, dubitavo che ci fosse qualcosa da far andare da qualsiasi parte.
Mentre nelle mie coetanee, tra la prima e la seconda media, erano cominciati a spuntare i seni, il mio petto era ancora piatto come la schiena. L'altro discorso era su come comportarsi se fossi stata fermata da un poliziotto. Mamma sosteneva che fossi ancora troppo piccola. Invece papà rispose che non ero troppo piccola per farmi arrestare o sparare. Star, Star, devi fare tutto quello che ti dicono di fare, mi disse. Tieni le mani bene in vista, non fare movimenti bruschi, parla solo se interpellata. Mi resi conto che doveva essere una faccenda seria. Mio padre ha la lingua più lunga di chiunque io abbia mai conosciuto e se proprio lui mi diceva di stare zitta, significava che dovevo stare zitta. Spero che qualcuno abbia fatto lo stesso discorso anche a Khalil. Lui impreca sottovoce, accosta l'impala al marciapiede. Ci siamo soltanto noi e il poliziotto. Khalil spegne il motore. Chissà cosa vuole adesso sto cretino. La gente parcheggia e accende gli abbaglianti. Ricordo un'altra cosa che mi disse mio padre. Se c'è qualcuno con te, spera solo che non abbia addosso nulla, perché in caso contrario vi arresteranno entrambi. Khalil, in macchina non è niente, vero? Chiedo. Khalil studia il poliziotto dallo specchietto. No. La gente si avvicina alla sua portiera e picchietta sul vetro. Khalil lo abbassa con la manovella. Come se gli abbaglianti non bastassero, ci punta in faccia la sua torcia. Patente, libretto e assicurazione. Khalil infrange la prima regola. Non fa quello che gli ha detto il poliziotto. Perché ci ha fermati? Patente, libretto e assicurazione. Gli ho chiesto perché ci ha fermato. Khalil, imploro, fa quello che ti dice. Khalil emette un gemito e si sfila di tasca il portafoglio. La gente segue i suoi movimenti con la torcia. Sento il cuore battermi forte nel petto, ma nella mia mente riecheggiano le istruzioni di mio padre. Guarda bene in faccia il poliziotto e se riesci a ricordare il numero di distintivo, tanto meglio. Mentre il raggio della torcia segue le mani di Khalil, leggo i numeri sul distintivo dell'agente. 1:15. È bianco sulla quarantina, capelli castani a spazzola, una cicatrice sottile sul labbro inferiore. Khalil gli consegna i documenti. 1:15 li controlla. Da dove venite? Noia, ribatte Khalil, che vuol dire non sono affari tuoi. Perché mi ha fermato? Il suo fanalino di coda è rotto. Allora, mi fa una multa o che? Domanda. Sai una cosa, furbacchione, scendi dall'auto. Insomma, mi faccio questa multa e fuori dall'auto, mani in alto e bene in vista. Khalil fa per scendere e alza le mani. 1:15 lo strattona per un braccio, poi lo immobilizza contro la portiera posteriore. Mani sul cruscotto, latra la gente rivolto a me. Non ti muovere. Obbedisco, ma mi tremano troppo le mani per restare immobile. Lui perquisisce Khalil. Ok, spiritosone, vediamo cos'hai addosso. Non troverà niente. Ripete la perquisizione altre 2 volte, ma rimane a mani vuote. Tu resta qui, ordina. E tu, soggiunge guardandomi attraverso il finestrino, non ti muovere. Non riesco nemmeno ad annuire. La gente torna alla sua auto. I miei genitori non mi hanno insegnato ad avere paura dei poliziotti, ma solo a non commettere sciocchezze in loro presenza. Mi hanno insegnato che muoversi quando un poliziotto ti dà le spalle è una sciocchezza. E Khalil la fa. Si piazza davanti alla sua portiera. Compiere un movimento improvviso è una sciocchezza. Khalil lo fa. Apre la portiera. Star, tutto bene? Pam!
1. Il corpo di Khalil sobbalza, un fiotto di sangue gli schizza dalla schiena, si aggrappa alla portiera per reggersi in piedi. Pam! 2. Khalil boccheggia. Pam! 3. Khalil mi guarda, attonito. Cade a terra. Un urlo lancinante mi sorge dalle viscere, mi esplode in gola. Uso ogni particella di me per farsi udire. L'istinto mi dice di non muovermi, ma ogni altra cosa mi intima di andare a vedere come sta Khalil. Balzo fuori dall'impala e mi precipito sul lato opposto. Khalil fissa il cielo come se sperasse di vedere Dio. La sua bocca è aperta come per gridare. Il mio grido è abbastanza forte per entrambi. No, no, no! È tutto quello che riesco a dire, come se avessi solo un anno e quella fosse l'unica parola che conosco. Non so bene come, ma finisco a terra al suo fianco. Mia madre mi ha detto che quando sparano a qualcuno bisogna provare a fermare l'emorragia, ma c'è sangue dappertutto, troppo sangue. Khalil non si muove, non dice una parola, non mi guarda nemmeno. Il suo corpo si irrigidisce. E un attimo dopo se n'è andato. Spero che lo veda, Dio. Qualcun altro sta urlando, batto gli occhi velati di lacrime. La gente 115 mi sta gridando qualcosa, puntandomi contro la stessa pistola con cui ho ucciso il mio amico. Alzo le mani. Ed è così che Khalil viene purtroppo assassinato. E Star rimane veramente sconvolta da questo fatto. E dopo qualche giorno va a deporre dalla polizia e decide però di non raccontare alle sue amiche o al suo ragazzo Chris che la ragazza che era con Khalil, era lei, che lei è la testimone, decide di non raccontare niente. Intanto il poliziotto che ha ucciso Khalil rimane però impunito, non viene arrestato. E proprio a causa di questo fatto iniziano delle proteste, delle rivolte. Prima rivolte nel quartiere dove abita Star, e poi altre rivolte da parte degli studenti dell'istituto che frequenta Star. E sono rivolte appunto che chiedono giustizia, giustizia per la morte di Khalil. E Star ha molta paura, ha paura di parlare, è ancora sconvolta, ma un po' alla volta inizia a capire e che è stata comunque una testimone importante, una testimone chiave, che forse è l'unica persona in grado di poter chiedere giustizia e poter far arrestare il poliziotto. Capisce che se lei dovesse raccontare i fatti, potrebbe far cambiare il corso delle cose, potrebbe appunto chiedere giustizia nei confronti di un ragazzo di colore di 16 anni che viene ingiustamente ucciso, un ragazzo che tra l'altro era un suo carissimo amico e può segnare un cambiamento che può avvenire nei confronti e di tutte quelle situazioni di violenza, di discriminazione, di odio razziale, di prevaricazione. È un libro quindi che affronta dei temi molto importanti e dei temi che accadono, che sono accaduti e dei temi che sono spesso anche molto attuali. Ci insegna una cosa molto importante. Che a volte bisogna alzare la voce e raccontare la verità e fare giustizia nei confronti appunto delle situazioni ingiuste, di prevaricazione. È un libro che merita veramente di essere letto
e che consiglio a tutti i ragazzi, ma anche agli adulti, perché no? Grazie per l'attenzione. Ciao.